Ciao, la scorsa settimana ho pubblicato il primo video di domande e risposte, sfruttando tutte le domande che mi arrivavano sulla pagina ed avete reagito molto positivamente, quindi ho deciso, visto le tante domande che mi avete posto in questi giorni, di rispondere al volo con un altro video questa settimana, ma non preoccupatevi. Non farò un noiosissimo video di domande e risposte ogni settimana, semplicemente quando ci saranno abbastanza domande comincerò a dare risposte. Come ho detto l'altra volta, in molti mi scrivete per mail o per messaggio privato, la cosa ovviamente mi fa molto piacere, anche perché dimostrate sempre di seguirmi e mi date dimostrazione sempre di molto molto affetto, davvero vi ringrazio. Quello che volevo dirvi però è che a livello pratico queste domande possono essere utili anche ad altri, dalla vostra domanda possono scaturirne altre e può nascere una discussione, può essere utile anche agli altri, quindi non abbiate timore, fate le vostre domande pubblicamente, vi risponderò comunque in un video o nel caso non ci fosse il tempo vi risponderò subito nei commenti, ma tranquilli. Le discussioni su Facebook, su YouTube sono fatte per questo, per confrontarsi, quindi niente, niente paura e non siate timidi. Bene, direi di non perdere altro tempo e di passare a questa nuova sessione di domande. Vai! Questa volta comincio proprio dai messaggi privati. Allora, mi scrive Roberto: sto andando a vedere un Moto Morini Excalibur 350. Cosa ne pensi? Come prima moto può andare? Cosa chiedere e vedere su una moto per valutarne lo stato di usura? Allora, Roberto, è una domanda ovviamente molto complessa ed è molto interessante. La valutazione di un usato, soprattutto di un vecchio usato, è un argomento su cui sicuramente vale la pena ritornare. Diciamo che velocemente, per consentirti di andare a vedere questo Excalibur, ti direi di controllare lo stato di usura generale. È una moto che come minimo ha un ventennio sul groppone, quindi controlla che sia stata conservata bene. Non mi è dato a sapere se le tue intenzioni sono quelle di prendere una moto da restaurare o già restaurata, e quindi anche lì dipende da questo per valutare lo stato di usura. Diciamo che in linea di massima devi vedere l'aspetto, ovviamente una moto trascurata, strisciata, rovinata, sicuramente se è rovinata esteticamente è molto probabile che lo sia anche meccanicamente, quindi non vale la pena. Se la moto si presenta bene, controlla attentamente innanzitutto la presenza di ruggine sulle viti e sul telaio, sui punti più critici del telaio. Inoltre controlla che le viti del motore non siano mangiate, non siano usurate, perché vuol dire che è stato smontato più volte. Altra cosa da notare sicuramente è la ciclistica, le sospensioni, se ci sono tracce d'olio. Devi cercare di salire sulla moto e muovere il manubrio, sentire se ci sono rumori sinistri che provengono dal canotto, dai cuscinetti, se il manubrio è allineato alle forcelle, ovviamente, perché altrimenti vuol dire che la moto è caduta, ha picchiato, e controllare ovviamente se le ruote sono dritte, se girano regolarmente. A parte questo, direi che grossi problemi, insomma, dovresti evitarteli. Rimane ovviamente la parte elettrica, ma lì bisogna accendere la moto, sentire come gira e sperare che funzioni. Mi raccomando, sempre, sempre accendere la moto e, se possibile, fare un giro, anche un breve giro all'interno di un parcheggio, di un'area privata, ma un breve giro per capire se c'è qualcosa che non va. Poi tu mi chiedi, la consiglieresti come prima moto? Assolutamente sì, una 350 Morini è un motore molto tranquillo, l'Excalibur aveva una seduta bassa, se ti piace il genere va benissimo. È un genere, diciamo, un pochino demodé, quindi sicuramente potrai farti notare. Fai attenzione perché moto come l'Excalibur erano delle basi, tra le basi predilette per le personalizzazioni in quel periodo, quindi può essere che sia un po' pasticciata. In bocca al lupo e fammi sapere come va. Giacomo, sempre per messaggio privato, mi dice: mi piace la SVM Gran Milano, ma non riesco a trovare nessuna recensione, sai mica qualcosa? Allora Giacomo, la SVM Gran Milano è una moto molto molto carina. Non ho avuto neanch'io l'occasione di provarla, l'ho vista soltanto ai saloni,
e credo che non ci siano recensioni per il semplice fatto che non sono ancora iniziate le prove e non credo siano neppure iniziate le consegne, però potrei sbagliarmi. In questo caso dobbiamo chiedere ad SVM. Comunque non mi risulta che neppure la stampa l'abbia provata, però potrebbe essermi sfuggito qualcosa. Ovviamente mi piacerebbe provarla e alla prima occasione pubblicheremo il video. Su Facebook Mattia scrive: grandissimo, c'è il navigatore sulla carottona o, e se sì, quale supporto, il Touratech, navigatore Garmin, che mi consigli di montare sulla mia grandissima, e qui non dico l'aggettivo, allora, sulla mia KTM non ho ancora montato il navigatore in maniera definitiva e ti dico perché. Perché sto facendo una prova, e presto vedrai un video in cui parliamo dell'argomento navigazione e navigatori. Non voglio svelare di più, però se mi segui hai visto che ogni tanto appaiono dei navigatori e non sempre della stessa marca, quindi puoi dedurre qual è, diciamo, l'oggetto del test. Per quanto riguarda il supporto, sì, il supporto Touratech sulla 990 è sicuramente la soluzione più pratica perché te lo piazza proprio davanti al cockpit e quindi è sicuramente la posizione migliore. Al momento io li sto tenendo sul manubrio, ma è proprio una ragione pratica perché li devo cambiare spesso, ok? Nel momento in cui avrò il navigatore definitivo metterò la staffa Touratech, che per inciso non costa neanche poco, come tutti i prodotti Touratech, se non ricordo male, si avvicina ai 50 euro, 47 credo, qualcosa del genere. Luca mi scrive: non so se hai risposto, ma come si fa a farsi dare delle moto da provare abbastanza lungo per farne un video senza dover andare in concessionaria facendo finta di volerla comprare? Allora Luca, se il concessionario è una persona abbastanza intelligente e lungimirante, cercherà di accontentare la tua richiesta facendoti provare la moto, anche se capirà al volo se sei veramente interessato o meno all'acquisto. Detto questo, le moto che provo io provengono o da concessionari oppure sono del parco stampa, ovvero sono messe a disposizione direttamente dalla casa per i giornalisti per fare le prove. Fortunatamente con il tempo sono riuscito ad acquisire la stima di alcuni uffici stampa, non di tutti, e piano piano la fiducia viene ripagata appunto dandomi la moto da provare e la possibilità di averla per qualche giorno e poter esprimere liberamente il mio giudizio. Quindi il mio consiglio, Luca, è di andare sempre dal concessionario e piano piano, quando avrai acquisito una certa diciamo autorevolezza online e fiducia, di provare a chiedere, dimostrando appunto con i fatti, di provare a chiedere agli uffici stampa se è possibile fare una prova più a lungo termine. Francesco mi chiede: quando arriverà in Italia la Royal Enfield Malaya? Non vedo l'ora di leggere una prova di quella. Francesco, non vedo l'ora anch'io di metterci le mani, più per più curiosità, proprio per capire che cosa hanno effettivamente fatto gli indiani sulla base della Bullet, perché la Bullet, che è una moto molto carina, esteticamente piacevole, insomma, lo sappiamo, come le Royal Enfield non ce ne sono, non è sicuramente la più comoda delle viaggiatrici, lo dico dopo averci fatto i passi in Ladakh, quindi essere salito a quota 6.000 con la Bullet. E devo dire che, insomma, la Bullet non è proprio la moto più robusta del mondo, benché sia fatta di ferro. Quindi sono proprio curioso di vedere questa Himalayan, anche perché dalle foto che vedo girare online e dai primi pareri dall'India sembra un prodotto interessante, curioso. Appena ci sarà l'occasione, ovviamente ci metterò le mani sopra. Non so ancora quando arriverà in Italia e se arriverà in Italia, perché questo dipende molto dall'importatore. Royal Enfield non ha una vera presenza italiana, nel senso di non c'è una presenza diretta, ma c'è un importatore, tra l'altro è cambiato anche recentemente, circa un anno e mezzo fa se non ricordo male, quindi c'è un nuovo importatore. Bisogna capire un po' come questo importatore si comporterà nel mercato e quali scelte riterrà opportune, se per l'Himalayan viene previsto una risposta positiva del mercato.
tutto qui. L'amico Kiddo chiede: chi ha inventato il sapone liquido e perché? Allora, Kiddo, stai molto attento, perché io potrei venire sui tuoi post a commentare e fare delle domande antipatiche come questa. Stai molto molto attento. Ovviamente si scherza, Kiddo è un amico che scrive su Moto on the Road, che è un sito che parla di viaggi in moto, di turismo in moto, che ovviamente vi sconsiglio altamente di andare a vedere. Leonardo, perché quelli con il GS non salutano mai gli altri motociclisti? Allora Leonardo, innanzitutto, vabbè, non si può generalizzare, c'è questa leggenda, mettiamola così, che i possessori di GS non salutino. Allora, in parte è vero, però posso dire che mi è capitato di incontrare GSisti che salutavano ben prima che io alzassi un dito. Piuttosto ci sarebbe da chiedersi veramente se questo saluto tra motociclisti è così importante come talvolta si crede. Leggo ogni tanto online dei commenti o dei messaggi di ragazzi, soprattutto alle prime armi, che sostengono che il saluto sia una cosa importantissima. Con l'esperienza ho visto che alla quantità di saluto non corrisponde effettivamente la stessa dose di solidarietà tra i motociclisti, che anzi sono spesso pronti a battibeccarsi, sono spesso pronti a fare delle prove di cilolunghismo, e talvolta mi è capitato di essere fermo sul ciglio della strada o di fermarmi in un autogrill con un problema e non trovare nessun motociclista tra quelli attorno che volesse aiutarmi. Quindi la mia domanda è per te, Leonardo: secondo te serve veramente il saluto tra motociclisti? È così importante? È così importante salutarsi quando siamo su un passo di montagna e ci sono 2000 motociclisti e ogni tornante ci si incrociano almeno una decina? È così importante? Se poi quando si arriva al passo non ci si guarda neanche in faccia e non si scambiano neanche due parole? Ovviamente lo so che i motociclisti non sono tutti così e mi è capitato di conoscere tantissimi motociclisti in maniera casuale, fermandomi proprio a un passo o a un bar. Però rivolgo la domanda a te e agli altri: è così importante il saluto tra motociclisti? Matteo chiede: poi com'è finito metà ruota e metà pedaggio? Per chi come me spesso per fare gli avvicinamenti alla meta da raggiungere e sfruttare il tempo nel luogo predefinito usa l'autostrada. Allora Matteo, per chi non lo sapesse, l'iniziativa metà ruota e metà pedaggio era, anzi è, una buona iniziativa della rivista Motociclismo, che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica soprattutto sul fatto che è totalmente assurdo, e anch'io lo sostengo da una vita, che le moto debbano pagare lo stesso pedaggio delle auto in autostrada. È semplicemente insensato, assurdo, e come sempre ci sfruttano, ci spremono, perché non sappiamo unirci e dire la nostra. Anche in questo caso io ho l'impressione che abbiamo perso o stiamo perdendo l'opportunità di unirci. Questo perché l'iniziativa è nata da una rivista. Nessuna delle altre riviste, nessuno degli altri organi di stampa ha deciso di appoggiarla in pieno, e quindi cosa succede? Che Motociclismo dice questa cosa, che i lettori di Motociclismo probabilmente l'appoggiano, ma rimane lì, non si muove, non viene allargata agli altri che magari non leggono Motociclismo perché non gli piace, perché non comprano riviste, non lo so. Però l'iniziativa è buona, bisognerebbe mettersi tutti assieme, tutti d'accordo, e qui lo dico anche ad ANCMA, dico sinceramente anche ai costruttori, facciamo sentire la nostra voce, motociclisti, uniamoci ogni tanto, non facciamo sempre io c'ho l'enduro, tu c'hai il GS quindi non saluti, tu c'hai l'Harley quindi vai per gli affari tuoi, uniamoci per cause comuni come questa, facciamo sentire la nostra voce. Quindi Matteo, come è andata a finire? Credo che non sia finita, che la campagna stia andando avanti, semplicemente non ha questa risonanza come si sperava, proprio perché è legata alla sola rivista Motociclismo. Alessandro, come ti stai trovando con la nuova KTM 990? Visto Viaggio Sardegna, consumi, comodità, scomodità? Allora Alessandro, premetto che a breve farò un report sui 10.000 km con la 990, perché siamo quasi a 9.000, quindi manca veramente poco. In questo momento la 990 ha un problema, ecco perché voglio aspettare la fine, spero che non sia nulla di grave, c'è un piccolo problema di tensione, di corrente, quindi un problema elettrico.
A parte questo, mi trovo veramente alla grande, una moto che fa godere. Motore e ciclistica sono veramente stupendi. Per quel che riguarda i consumi, purtroppo sono una notte dolente, come lo è il peso, gli ingombri, perché è una moto molto grossa, ingombrante. E talvolta si vorrebbe una moto più leggera, mi viene voglia di avere un monocilindrico, soprattutto se mi trovo su uno sterrato un pochino impegnativo. Quando si viaggia invece in due è veramente una pacchia, ma anche da soli, perché sa essere molto divertente. La sella è un po' dura, però a parte questo devo dire che è veramente una moto eccezionale e al momento sono contentissimo. Però fammi risolvere questo piccolo problema e a breve ci sarà il report. Luis scrive: ma è vero che la Honda ha in progetto la nuova Pina 2017? Sai qualcosa? Allora, grazie Luis che hai ricordato la nostra cara vecchia Pina. Per Pina, chi non lo sapesse, Pina era il nomignolo della mia Transalp. Quindi dice: quando è che Honda rifarà il Transalp? È vero? Allora, girano voci su due progetti Honda che, come dire, galvanizzata dal successo Africa Twin, starebbe lavorando insomma su due enduro stradali. La prima dovrebbe essere un Dominator, la seconda un Transalp. Al momento non si ha la certezza né dell'una né dell'altra, e quindi non so dire se effettivamente arriveranno. Vedo probabile un enduro stradale con il bicilindrico 750 della serie NC, perché mi sembra la soluzione veramente più facile da fare. Che poi che si chiami Dominator o che si chiami Transalp, queste sono scelte di marketing e di posizionamento che lascio ovviamente ad Honda. Oscar invece scrive: secondo te qual è la moto più adatta per uno che si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote? Oscar, anche questo è un argomento che interessa molti, è un argomento molto molto ampio. Allora, diciamo che la moto adatta è ovviamente la moto che ti trovi in casa o la moto che ti costa meno. Questo perché io sono convinto che per iniziare uno debba cercare una soluzione semplice, sia da guidare, ma semplice anche per il proprio portafogli, perché potrebbe anche essere che la moto ti piaccia di più da vedere che da guidare. Può essere che ti spaventi, può essere che non faccia per te, che tu non sia portato. Dunque, la cosa migliore è trovare qualcosa che non spaventi e che permetta un apprendistato graduale. Quindi, piccola cilindrata, peso leggero, una moto un po' anzianotta che non, come dire, può subire qualche maltrattamento e soprattutto che costi poco. Questi, diciamo, sono i quattro criteri che mi sento di consigliare. Poi sul modello possiamo discutere, ci sono tantissimi modelli, soprattutto usati, ovviamente, perché sto parlando di moto vecchie, però se tu desiderassi la moto nuova, diciamo, la moto che ti piace di più con queste caratteristiche. Marco chiede, secco, Cross Tourer o Africa Twin? Ovviamente, Marco, dipende dall'utilizzo che vuoi fare. La Cross Tourer è una moto più pesante, che ha più a lungo, più comoda in due e più comoda per viaggi lunghi stradali. L'Africa Twin è una moto estremamente maneggevole, estremamente riuscita, è la novità dell'anno che tutti cercano e tutti vogliono, ed è una moto che ti permette di fare anche del fuoristrada. Non che il Cross Tourer si fermi davanti a una strada bianca, ma diciamo non è sicuramente la scelta migliore se vuoi fare dei percorsi un pochino enduristici, mentre con l'Africa Twin non hai paura di doverli affrontare, ecco. Quindi Cross Tourer e Africa Twin, la risposta è: ma tu la moto la usi per strada o la usi anche un po' in fuoristrada? Passiamo dunque ai commenti su YouTube, sul video dell'altra settimana. Allora, l'amico della Rides scrive: disgraziato, dove stai progettando di andare con quel bel software Garmin aperto in background? Caro Dera, devi aguzzare la vista, perché quello in background non è il software Garmin, ma è Google Earth. A parte questo, se proprio sei curioso, stavo controllando il percorso per la seconda edizione della fuoriscena. Ok? Quindi, occhio. Gigi Biker, che programma usi per montare i video? Allora, Gigi, io uso Final Cut Pro X. Mi trovo molto bene, ma devo dire che è un programma che richiede un pochino di apprendistato. Quindi, quello che consiglio sempre a chi mi fa questa domanda
se non hai mai montato video e utilizzi Mac, utilizzi Apple, puoi usare tranquillamente iMovie, che è un programma perfetto. Io per tantissimi video ho usato iMovie perché per semplicità, per velocità, mi bastava quello. Quando comincia a alzarsi un pochino la pretesa, alzarsi un po' l'aspettativa, quando si vuole fare un video costruito un pochino meglio, curato, renderizzato meglio, eccetera, sicuramente Final Cut è il programma che mi sento di consigliare. È veramente ottimo, mi trovo benissimo. Pandofilo chiede: sei mai stato l'elefante in Treffen? No, non ci sono mai andato e credo che sia una di quelle cose che probabilmente una volta nella vita vadano fatte, anche se non sento questo forte richiamo. L'amico Dera Rice di qui sopra è un abitué dell'Elephant and Treffen, quindi magari se un giorno riesce a convincermi, magari se l'anno prossimo riesce a convincermi, potrei anche cedere, anche se voglio dire, noi motociclisti abbiamo un sacco di perversioni e ognuno ha la sua perversione. L'Elephant and Treffen è una perversione che non mi sento particolarmente nelle mie corde, cioè andare a soffrire il freddo, perché ricordiamolo, per chi non lo sapesse, l'Elephant and Treffen è il più famoso dei raduni motociclistici e si tiene in pieno inverno, a fine gennaio se non ricordo male, in piena montagna con temperature che scendono a meno 20 gradi a Vassau, se non ricordo male, è giusto? Dera Rice, intervieni per favore, che non ricordo bene, è a Vassau, giusto? Quindi perché andare a patire il freddo in pieno inverno dormendo in tenda quando in pieno inverno si possono andare a scoprire mete molto più calde? Marco chiede: Motard e Supermotard si guidano come una moto da cross, ovvero curva destra, peso sinistra e piega della moto, oppure come una sportiva, ovvero curva destra, ginocchio destro largo e sinistro attaccato alla moto, o in entrambi i modi? Un saluto e sempre full gas. Allora, se guidi in pista, il Supermotard si guida necessariamente nella prima ipotesi che hai descritto, ovvero inclinando molto la moto e tenendo il busto in maniera perpendicolare alla moto, guidando, strisciando alla maniera, diciamo, del cross, mentre su strada non è assolutamente necessario farlo, perché le velocità sono diverse, perché i raggi delle curve sono diversi, quindi se ti trovi in un tornante stretto stretto e vuoi farlo in maniera aggressiva, potrai affrontarlo con la tecnica, diciamo, da supermotard proprio, che è quella di inclinare la moto e avere il busto perpendicolare. Ma se stai guidando semplicemente normalmente, devi buttare dentro il peso come qualsiasi moto, non cambia assolutamente nulla. Diego invece chiede: che moto da strada mi consigli 50cc? Diego, in effetti il settore delle sportive 50cc è in contrazione, diciamo, non ci sono molti modelli, però alcuni modelli e anche interessanti ci sono. Per moto da strada immagino tu intenda le moto sportive carenate. Sicuramente la più famosa e la più rinomata è l'Aprilia RS50. Oltre a questa c'è un altro gioiellino che è la Yamatti ZR50. Da queste due poi si scende un pochino con la qualità, ma anche con il prezzo si trovano delle altre soluzioni come la Derby o la Riehu, che sono comunque moto presenti sul mercato già da anni e quindi considerate assolutamente affidabili. Se hai un genere specifico, qualcosa di più specifico, chiedi pure sotto questo video se hai altri modelli che ti interessano particolarmente, però diciamo che come 50 sportiva, quindi diciamo cupolino, semimanubri, questo è il ventaglio delle moto che presenta il mercato in Italia. Fa un'altra domanda molto interessante: quando si buca il pneumatico bisogna sempre buttare via copertone o c'è qualche altra soluzione? Allora Riccardo, immagino tu ti riferisca soprattutto ai pneumatici tubeless, che sono quelli più diffusi sulle moto. Se tu parli invece di pneumatici con camera d'aria, quelli tipici da enduro per capirci, ecco, lì se il foro è riparabile, il foro della camera d'aria ovviamente, è riparabile, si può coprire con la peccetta, col mastice, come si faceva un tempo. Per quel che riguarda i pneumatici tubeless, anche qui dobbiamo fare delle distinzioni. Se il foro
piccolo, diciamo dell'ordine di 5 mm, ed è un foro presente soltanto sul battistrada, non ci sono lacerazioni, non ci sono danni sul fianco, non hai proseguito quella gomma a terra sgonfia, oppure la moto non è stata ferma a lungo con la gomma sgonfia, quindi non ci sono stati danni alla struttura della gomma, ma c'è semplicemente questo forellino, ecco, si può riparare. Per ripararlo ci sono sostanzialmente due modi. Il primo prevede l'utilizzo di una mastice particolare che viene inserito con una siringa, mentre il secondo metodo prevede l'inserimento dall'interno di uno speciale fungo, così viene chiamato. È un metodo più costoso che richiede un'attrezzatura professionale, mentre nel primo caso, in linea di principio, potresti farlo anche tu a casa se hai dimestichezza e se hai tutti gli strumenti. Per esperienza devo dire che nella stragrande maggioranza dei casi il pneumatico dopo la foratura è da buttare, perché cosa succede? Fori per strada, la gomma scende di pressione, va giù a terra, prosegui per qualche metro, al massimo quello che fai è inserire una bomboletta o due di Fast, di quel gel che serve per riempire la gomma, e fare qualche altro chilometro per raggiungere una stazione di servizio. Così facendo però la gomma poi è da buttare, non puoi più riutilizzarla. Quindi diciamo che nella maggior parte dei casi, a meno che tu non ti fermi lì, c'è solo un forellino, riesci a toglierlo, hai tutto il kit per ripararlo al volo, hai il compressore per rimettere in pressione, insomma, in linea di principio si può riparare, ma è molto difficile. Sempre su YouTube un utente senza nome mi chiede se volevo provare la Keyway Superlight 125. Allora, Keyway, per chi non lo sapesse, è un marchio di produzione cinese da qualche anno presente sul nostro mercato. Non fa dei grandi numeri, non si vedono tantissimo, però ha cominciato a inserirsi e a diffondersi. La Superlight 125 è una piccola custom dedicata a chi non ha molta esperienza e si può guidare anche con la patente B. È una moto abbastanza leggera che consuma molto poco, addirittura Keyway dichiara 2 litri per 100 km, quindi 50 km al litro mi sembra francamente un po' troppo, però non dubito che consumi veramente poco. È una moto che esteticamente secondo me ha ancora diversi problemini, non è proprio bellissima, però ovviamente l'estetica è un gusto personale. Dalla sua ha un prezzo molto molto evitante, perché siamo sui 2000 euro. Non so se mi capiterà l'occasione di provarla, sicuramente se mi capiterà l'occasione la proverò e darò un giudizio. Ad ogni modo, queste sono, diciamo, le informazioni di massima sulla Superlight. A proposito di prove, Franco mi chiede quando proverai una Ducati. Franco, spero molto presto. Ho provato tempo fa la multistrada che ho usato nel video con Alex Chacon, nel video per Bosch, ed è stata l'ultima Ducati che ho guidato. In passato le ho guidate quasi tutte, ultimamente non ho avuto la possibilità di provarle. Spero che anche qui Ducati si sensibilizzi alla mia causa vedendo magari questi video e abbia voglia di invitarmi a provare una moto. Sicuramente sarò molto curioso e molto contento di provarle. Bene, anche per questa sessione di domande e risposte è tutto, credo di aver risposto a tutti. Se non è così, mi raccomando, scrivetelo qui sotto, fate le vostre domande e risponderò la prossima volta. Nel frattempo, mi raccomando, ricordatevi sempre di dare gas responsabilmente. Ci vediamo presto. Per chi volesse, c'è già l'opportunità di vederci anche di persona al secondo capitolo della fuoricena. Presto ci saranno tutti i dettagli sulla mia pagina, quindi tenete d'occhio Facebook e YouTube, sia che siate al mare, sia che siate in montagna o sui passi alla facciata di Messner. Ci vediamo alla prossima, ciao!